30 marzo 1856. Il Trattato di Parigi chiude la guerra di Crimea. Le ostilità si erano aperte nell'ottobre 1853, con l'Impero Ottomano che dichiara guerra alla Russia. Lo zar Nicola I reagisce occupando Moldavia e Valacchia, regioni satellite dei turchi, ed inviando rinforzi alla flotta nel Mar Nero. Le grandi potenze d'Europa, Francia ed Inghilterra, incoraggiano il sultano a reagire. Il conflitto si allarga. All'offensiva militare si accompagna quella politica. La diplomazia intavola trattative multilaterali con Austria, Prussia e Svezia per una coalizione in grado di stroncare le pretese di espansione marittima di San Pietroburgo. Nella primavera 1854, 50.000 soldati alleati giungono in vista di Sebastopoli, la grande fortezza russa della penisola di Crimea. Ma espugnare la città si rivela molto più difficile del previsto, complice un'epidemia di colera che uccide quasi un terzo degli attaccanti. Napoleone III, appoggiando i movimenti nazionalisti dell'Italia, chiede in cambio al governo piemontese un contingente di supporto. Cavour, stella politica d'un piccolo regno in ascesa, è ben felice di acconsentire, inviando 18.000 uomini. La spedizione, guidata dal generale Alfonso Ferrero La Marmora, ministro della guerra, giunge in campo nel maggio 1855, scrivendo una gloriosa pagina di storia che rende celebre il valore del corpo reale dei bersaglieri e del genio. Caduta a Sebastopoli, il nuovo zar Alessandro II chiede la resa. La questione centrale che aveva determinato il conflitto, ovvero l'agibilità del Mar Nero, viene risolta in modo drastico. Resterà chiuso non soltanto alle navi da guerra russe, ma anche a quelle delle potenze europee. Soltanto alla flotta turca sarà consentito attraversare Bosforo e Dardanelli. L'impero ottomano sulla carta si impegna a rispettare i diritti di ogni suddito cristiano.